Un sogno che diventa realtà. Ci voleva un ventenne di origini sarde, nato e cresciuto in Brianza, per sbriciolare il record della Freccia del Sud, quel Pietro Mennea che a Città del Messico il 4 settembre del 1979 corse i 100 metri in 10 secondi e un decimo. Pietro secondo me rimane intoccabile lassù in cima. Al meeting di atletica di Madrid, Filippo Tortu è stato il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi. Con un 9,99 decimi è arrivato secondo e ha stabilito il nuovo record nazionale. Dopo 39 anni, dunque, il record italiano viene abbattuto e adesso sarà compito di questo giovane fenomeno portare l'atletica italiana verso lidi ancora più rosei. Ho pensato solo a correre il più veloce possibile, a stare rilassato, non guardare gli altri, che è l'errore che avevo fatto in batteria, e diciamo che con un po' di fortuna oggi il risultato è arrivato. Basti pensare che Tortu è il terzo bianco europeo della storia a scendere sotto i 10 secondi dopo un bronzo olimpionico come Christophe Lemaitre e un campione del mondo come Ramil Guliger. Il prossimo appuntamento sono gli europei di Berlino dal 6 al 12 d'agosto. Ad accompagnarlo come ieri a Madrid, anche in Germania ci saranno il padre, allenatore, anch'egli con un passato da velocista, e la madre. Se oggi mi siedo, se mi ritengo soddisfatto al 100% di quello che ho fatto, può diventare un male più che un bene, quindi io rimango concentrato sugli europei.